thank you Buongiorno a tutti e a tutte. Il consiglio di lettura per oggi è Cattivi per sempre. Voci dalle carceri. Viaggio nei circuiti di alta sicurezza di Ornella Favero. 175 pagine, 14 euro, edizione Gruppo Abele, il libro del 2017. Eh, giornalista, fondatrice e direttrice di Ristretti Orizzonti che è rivista e centro di documentazione sulla giustizia sul carcere, avete il link nell'info box, 20 anni di galera vissuti da volontaria. Ornella Favero è anche attualmente Presidente della Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia. Vi consiglio questo libro se desiderate partecipare in modo più informato alle anche infiammate polemiche di queste settimane sulla scarcerazione, fino a prova contraria, totalmente legittima, di alcuni detenuti eh, che erano ristretti nei circuiti di alta sicurezza italiana e che eh, sono gravemente malati. L'opera si apre con una lunga introduzione, sono alcune decine di pagine, che si intitola La pena rabbiosa e la pena riflessiva. È attraverso alcuni elementi, quali la giustizia riparativa, l'incontro tra vittime carnefici, il, il progetto di eh, incontro e sensibilizzazione con le scuole, promosso da Restrittivi Orizzonti, che poi ha contagiato in modo come dire, virtuoso anche la conferenza del volontariato e giustizia con il progetto Scuola di Libertà, è attraverso questi elementi che la pena può trasformarsi da rabbiosa a riflessiva e generativa naturalmente. E questo sia per il condannato, sia in realtà anche per noi uomini e donne liberi. Eh, quali sono eh, i temi, le parole chiave che troviamo in questo libro? Il primo tema è quello delle domande. Domande che possono innescare un cambiamento. Domande, dice Favero, eh, giustamente impietose, rivolte ai detenuti, ma anche domande dure che aprono ad un confronto. Domande che possono essere dure anche per noi liberi, in realtà. Per esempio, fino a che punto può arrivare una democrazia per tutelare i suoi cittadini? La seconda eh, parola... Che vorrei sottolineare è rieducazione. Voi sapete che eh, l'unica finalità costituzionale della pena è appunto la rieducazione del condannato. Dice Ornella Favero: la rieducazione è sempre uno scambio, un confronto, una possibilità di imparare dall'esperienza e dall'esempio dell'altro. Qualcosa di molto diverso dall'idea quindi di una rieducazione calata dall'altro. La storia delle persone. La storia delle persone eh, permea tutto eh, il libro. Detenuti, vittime di reato, familiari innocenti di detenuti che sono vittime della detenzione, specialmente in caso di questi regimi particolari come il 41 bis e l'alta sicurezza. Il tema poi delle declassificazioni che sono il passaggio a regimi detentivi meno duri in virtù di cessate esigenze di sicurezza e queste declassificazioni così difficili da certificare e quindi poi da ottenere. Il tema dei trasferimenti, cioè il passaggio del detenuto da un carcere ad un altro. E a questo proposito veramente vi suggerisco di leggere a pagina 130 la testimonianza di un detenuto di come avvengono i trasferimenti. E leggendo questa, questa testimonianza io credo che una delle domande che possiamo farci è, è civile un paese che accetta certe modalità? Potremmo parlare. Eh, un altro tema eh, trattato con... Eh, dovizia di, di particolari, di riflessioni, è quello che riguarda i percorsi di consapevolezza. Una delle riflessioni di Ornella Favaro è questa. Lo Stato che taglia realmente le gambe ad ogni vittimismo e impone in qualche modo una presa di coscienza è quello che sa mostrare un volto umano. Anche naturalmente a chi si è comportato talvolta in modo disumano, e questo bisogna dire. Insomma, come conclusione, questo è un libro duro che non fa sconti a nessuno perché richiama tutti alla riscoperta dell'umanità. Ed è davvero difficile definire umane certe condizioni detentive, comunque esse siano giustificate. È anche un libro in qualche modo pericoloso perché potrebbe far crollare alcune certezze e dalle loro rovine far nascere nuove domande alle quali, se possibile, collettivamente dare ris nuove risposte. Buona lettura.